Benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo format. Sì, ma è un video. Ma un format. Ma un video. Formattiamo i video. Ah, ok. Benvenuti in una nuova formattazione di video. Da oggi inizia la collaborazione con Rosso Corse e Pistoia. Per cosa, Tacchi? Dillo te. Tutti i giovedì ai tocco vi presenteremo la regina dell'usato della settimana di Rosso Corse Moto. E quindi adesso vediamo cosa ci farà provare il biondo. Linea a te, biondo. Ciao dal biondo e da Rosso Corse Moto. Oggi, insieme ai nostri carissimi amici, proponiamo una Yamaha Nikken 850, introvabile nel mondo dell'usato. È un marzo del 2021, quindi garanzia ufficiale Yamaha, ed è anche super accessoriata. Abbiamo già parabrezza maggiorato, le borse, supporto del bauletto, gommata a nuovo. La moto ha un costo di 7.950 euro che può essere anche tranquillamente finanziato. Cosa simpatica, abbiamo anche qui la formula delle 35 mini rate e il riscatto finale. Vi aspettiamo alla Rosso Corse Moto. Ciao dal biondo e da Rosso Corse Moto. Poi bellina, c'ha anche l'attacco per la borsa a serbatoio già predisposto. Oh via, andiamo con queste tre ruote, sto triciclone. Una cosina di questa moto, diciamolo, da ferma un pochino il peso si sente. Appena si parte non si sente più. Bello docile il motore, però anche rabbioso. Motore dell'MT-09, quantità incredibile di cavalli e secchiate di coppia. Proviamo subito la frenata. Frena parecchio, molto bene, direi. Bello il cambio, fluido, burroso, morbido. Accelerazione. Motore gira molto, molto, ma molto bene. No, senti ste due ruote davanti. Grandissime. Arrivi in fondo, sei stretto, la fai lo stesso. No, ma scende in piega come una moto vera. Non è un triciclo, è una moto vera strana. Ragazzi, però è grossa, questo va detto. Qui davanti c'è un monte di roba. Ci si fida di questa anteriore? Fidiamoci. Sì, ci si fida. Ma è un grande questo coso. Un binario, anzi due, c'ha due ruote. Frecce funzionano. Proviamo anche il freno dietro. 1, 2, 3, frena. Potente, potente, potente. E come si frena? Ora ci si infila in delle stradine poco raccomandabili. Comunque anche da quasi fermo è agilissima. Notevole, notevole, si controlla benissimo. Sentiamo le buche. Anche prendendo le buche con una ruota sola, lei le ammortizza benissimo. Ma sto sistema è fatto veramente bene. Allora, devo dire una cosa importante. Non è per niente strana da guidare. Cioè, non si sente che c'è una ruota in più. E poi il fatto anche che non si vede nemmeno che c'è una ruota in più aiuta. Motore con un'anima cattiva, si sente che è il motore dell'MT-09. Frenata potentissima, madonna se frena. Freno anteriore pazzesco. Ritorniamo qua, rifacciamo il curvone per l'altro verso e godiamo di questo appoggio che dà l'anteriore. Se uno chiude il gas, lei chiude la traiettoria proprio bene e nonostante il peso in più dovuto a tutto questo archibucio comunque accelera più che bene. Bellina, molto bellina. Scalata, curvone largo. Maremma come tiene. Ci piace questa motina. Ora ci si va a fare la girata, che cavolo gli si ridà a Carlo. Moto tenuta no bene, maniacalmente direi. 18.000 e poco più chilometri. Tachimetro segna 18.643. Infiliamoci in un'altra stradina. Stretto, giriamo. No, agile. Grande moto, molto comoda. Sella dura, sostenuta, ma comoda. Posizione delle braccia e delle gambe direi molto rilassante. Posizione maestosa quasi direi. Da viaggio. Qui c'è il mega parabrezzone, credo sia anche ultra regolabile. C'ho questo vago sospetto. No, ci piace. Io fossi in voi ci farei un pensierino. Allora, perché c'ho già due moto, se no un pensierino ce lo potrei anche fare su una moto di genere. E arrivati, gli si ridà la moto a Carlo e lo si ringrazia molto di questo divertimento, perché questo è un divertimento, ragazzi. Quando uno ti dice, oh, ci vieni a provare delle moto? Che gli dico di no? Per questo test è tutto, vi si saluta di brutto. Buona! Ah, c'è anche i mod, traction control, un sacco di robina che io non ho detto perché l'ho visto ora che l'ho spenta.